Mi ha dato questa opportunità incredibile perché per un pittore poter veicolare il proprio messaggio non solo attraverso le sue tele, i suoi quadri, ma attraverso un teatro che per una settimana parla dei temi che io da anni vivo, che sento dentro, nel profondo del cuore, che cerco di spiegare quando racconto i miei padri. Ho avuto una settimana di teatro a disposizione che raccontava delle cose meravigliose, tra virgolette, perché chiaramente dei temi forti che ci hanno fatto anche riflettere su tanti nostri errori, su tanti comportamenti, insomma, non proprio corretti, e che io spesso cerco di scrivere attraverso i miei quadri. È stato anche in qualche modo confortante tornare di fronte a persone, che in qualche modo vivono quello che sto vivendo io. Stasera poi, io devo dire, tutte le sere sono state meravigliose, non c'è dubbio. Questa sera sono stata particolarmente emozionata e colpita da quello che avete detto, perché ogni volta che sentivo affrontare un nuovo tema, dicevo: ma io la Voyager, ho vinto la canzone di fuori, ho voluto dire proprio questa cosa. Greta, sì, ho dedicato un quadro a lei, e questo e quello, insomma, mille cose mi sono passate veramente, mi hanno aggredito, è stata una serata che non può essere migliore, questa esperienza. Quando inizio a parlare sono un po' rossa, volete che racconti un po' quello che hai voluto descrivere? Innanzitutto ho voluto dare come titolo a quest'opera Diego, e sono partita dal presupposto che spesso noi, come abbiamo anche detto in queste serate, pur conoscendo i problemi che stiamo affrontando, ormai è chiaro a tutti, il problema mentale, tutta una serie di cose, di comportamenti, eccetera, però tendiamo a girargli le spalle, a dire: vabbè, c'è il problema, ma io da solo non posso risolverlo, con le mie piccole cose non posso risolverlo, con le mie piccole azioni quotidiane non contano nulla. E quindi giriamo le spalle alla terra, che qui è rappresentata in fiamme, arida, non so se si vede, ma qui potrebbe venire dalla Cina, dal nostro deserto, che abbiamo posato con la nostra mano, che la nostra mano sta distruggendo questa terra. Il nostro corpo è spogliato di tutte quelle che sono le sovrastrutture mentali e fisiche che ci siamo create nel tempo, quindi abitudini, vestiti, soldi, auto, eccetera, tutto rappresentato dall'esteriorità. Io ho voluto cancellare questa esteriorità e vederci dentro, trasparenti attraverso di noi, invisibile il cosmo, la Via Lattea, il sistema solare, tutto che in trasparenza fa vedere che noi proveniamo dalle stelle, dall'universo. E questo universo con la nostra mano stiamo iniziando a distruggerlo, partendo dall'unico pianeta che ci può ospitare. Però abbiamo un cuore, abbiamo delle emozioni, il nostro cuore ci dice che la Terra in realtà è questa, non è questa qua. Questa è la Terra che noi abbiamo ancora, ma che così dobbiamo preservare, così dobbiamo mantenere. Quindi il nostro cuore si apre e sangue va in loro alla Terra e vedà la vita. Però abbiamo anche un cuore che ci dice che siamo in qualche modo a salvarci, e sappiamo che stiamo lavorando tantissimo. Io sono la prima appassionata, programmi spaziali, Luna, Marte, è una cosa meravigliosa, però non dobbiamo pensarlo come via di fuga, come piano B. Se ho distrutto la Terra, va bene, siamo salvezza magari su un pianeta, vedendo chiaramente come Marte, no? Marte. Insomma, bisogna lavorarci un po' per poter avere questo pianeta così. La ragione ci dice: troviamo un piano B, ma il cuore ci dice: cominciamo a preservare la Terra. Poi continuiamo pure a viaggiare nello spazio, sviluppare la nostra tecnologia, che è una cosa bellissima, ma per adesso è bellissima. La cosa che il cosmo ci appartiene, perché noi apparteniamo a lui, però ricordiamoci quello che chiediamo all'uscita la puoi esporre magari sotto una delle luci, così vi potete fermare ancora 2 minuti a vederla. E io ho ancora un piccolo ringraziamento da fare a Barbara Avellino, che questa sera si è fermata.